Siamo giunti alla conclusione di questo videocorso sul Particle Flow con Autodesk 3ds Max 2014. Il percorso formativo era diviso in due grandi aree. Le prime lezioni, molto teoriche, che ci hanno permesso di poter affrontare al meglio le successive più pratiche. Non abbiamo approfondito troppo alcuni concetti trattati nel corso Autodesk 3ds Max Particles 101, come ad esempio i concetti di Space Warps, materiali e via dicendo. Volendo, se non l'avete già fatto, potete prendere in considerazione di seguire anche tale corso, in modo tale da avere delle basi forti sul mondo delle particles. Logicamente, unendo i due corsi, si avrà la possibilità di ottenere degli ottimi risultati anche in ambito lavorativo. Spero che il corso sia stato di vostro gradimento, ma soprattutto che vi sia servito. Vi aspetto sempre su VFX&Go per un altro, conveniente, semplice ed utile corso.